E quindi praticamente credo di essere qui per questo. In particolar modo ne ho letti, diciamo, ne sono due che mi hanno un po' colpito, sono Iddu e i suoi cavalieri. Tanto Iddu, quando i siciliani, soprattutto delle isole Eolie, si riferiscono a Iddu, stanno parlando dell'isola del vulcano Stromboli, quindi è chiamato Iddu, no? Lui, il signore, cioè colui che in qualche modo sovrasta, controlla, punisce. Quindi Iddu e i suoi cavalieri. E l'altro racconto sono le streghe, vado a leggere il titolo perché le streghe di Strombolicchio. Strombolicchio è uno scoglio che si affaccia appunto davanti. E chiaramente sono i due racconti che in qualche modo fanno un po' parte di quello che è il mio mondo, ma in particolare mi ha colpito il fatto che sono raccontati, come venivano raccontati dalle nonne. In effetti, in uno dei racconti c'è proprio una nonna che narra ai suoi nipoti che cosa? Una storia facente parte di un immaginario collettivo che mescola verità, fantasia, per poi essere riraccontato e modificato.